di persone a dirci di non mollare e di prendere per mano questo paese, mandare a casa Conte, Di Maio, Renzi, Zingaretti, Mazzolino, e quindi ce la mettiamo tutta. La voce che mi è rimasta è quella che sentite dopo Saronno Varese ai giornalisti che mi chiedevano se rimpiangiamo qualcosa di quello che abbiamo fatto. Io ho risposto: rivendichiamo con orgoglio quello che abbiamo fatto al governo, perché a differenza di altri abbiamo mantenuto le promesse, voi ne siete testimoni. Avevamo promesso di azzerare la legge Fornero e abbiamo cancellato la stramaledetta legge Fornero. Avevamo promesso la legge sulla legittima difesa e legge la legittima difesa. Abbiamo promesso la flat tax per le partite IVA fino a 65.000 euro e legge. Avevamo promesso di bloccare gli sbarchi di barchini e barconi e abbiamo bloccato gli sbarchi di barchini e barconi. La qualcosa mi costa qualche processo, ma non me ne può fregare di meno, vado a testa alta in quel tribunale. Vado orgoglioso di quello che ho fatto a nome vostro in quel tribunale. E quel 3 ottobre in tribunale a Catania sono sicuro che rappresenterò la stragrande maggioranza degli italiani per bene e degli immigrati regolari per bene. E anche a Saronno ne sapete qualcosa, e ringrazio il sindaco, l'amministrazione e la comunità di Saronno che dal primo giorno della sua elezione ha combattuto per riportare sicurezza in questa splendida città. Ne abbiamo le palle piene di clandestini, spacciatori, stupratori e scippatori. Basta, basta. E lo dico sottovoce, visto che siamo in democrazia, se anche a Saronno c'è qualcuno che invece vuole i porti aperti e gli immigrati a gogo, quando si allontana lasci il suo numero di conto corrente e li pagate voi, e li pagate voi, e li mantenete voi. Di solito quelli che vogliono l'immigrazione clandestina, loro hanno la bandiera rossa e lasciano gli altri col conto in rosso. Basta, li volete, li mantenete, ve ne pigliate 10 a casa a testa, colazione, pranzo e cena. Quindi a Saronno, squadra che vince non si cambia, poi a Saronno non vi fate mancare nulla. A Saronno ci sono fra gli esponenti politici più lucidi del panorama politico italiano, più luminosi. E uso non a caso questo termine, io mi ricordo, fa quasi simpatia, perché uno che difende la legge Fornero, uno che difende tutte le cause, anche quelle perse in partenza, pur di dar contro alla Lega e al buon senso, è simpatico, almeno questo, almeno simpatia la fa. Devo dire che quando ero giovane io c'era il drive-in con Beruschi, adesso c'è Di Brandi. Sono simpatici nella stessa maniera. Ecco, al governo però una cosa non siamo riusciti a fare, per demerito nostro e per problemi altrui, ed è l'impegno che abbiamo chiesto di sottoscrivere agli alleati del centrodestra per non correre rischi e non perdere altro tempo quando torneremo al governo, perché torneremo al governo. E non è solo una questione lombarda, è qualcosa che aiuterà tutta Italia, questa Repubblica, finché non diventa una Repubblica federale fondata sulle autonomie, non sarà mai una Repubblica moderna. Guardiamo la vicina Svizzera, guardiamo quello che fanno i fratelli svizzeri, guardiamo i dati aggiornati ai prestiti sulle banche. Vi ricordate, fra le tante promesse vane del signor Conte
gemello brutto di Librandi, c'era quello dei prestiti in banca, 400 miliardi di prestiti in banca. A oggi i prestiti in banca sotto i 30.000 euro, che sono la stragrande maggioranza, che riguarderanno anche voi, gli artigiani, le partite IVA, i commercianti, le famiglie, le piccole imprese, questi prestiti, non, attenzione, erogati, ma richiesti, sono meno di 17 miliardi di euro. Pensate che la vicina Svizzera, che è un pochino più piccola ma molto più concreta e veloce di noi, ha erogato come prestiti in banca più di 17 miliardi di franchi. Ecco, da questo punto di vista dateci un governo alla Svizzera, perché il governo Conte, Renzi e Di Maio veramente ha rotto le palle ai lombardi e agli italiani. Non se ne può più. Ma pensiamo alla scuola, pensiamo alla scuola. È il 31 di agosto e la scuola non è di destra o di sinistra, europeista, sovranista o fascista. La scuola è la scuola. La scuola materna, le scuole elementari, le superiori, la scuola. Qua ci sono studenti, mamme, papà, sindaci, insegnanti, dirigenti scolastici. Oggi, e in alcune regioni la scuola teoricamente inizia settimana prossima, non si sa a che ora si entra, a che ora si esce, dove si mangia, dove si va in palestra. Non hanno ancora deciso chi misura la febbre, questi strani personaggi. La misura la mamma, non la misura il papà, non la misura la nonna. La nostra idea è semplice: hanno trovato soldi per dare bonus per i monopattini elettrici, dessero soldi alle scuole per comprare il termostato per misurare la febbre a scuola, senza stressare mamma e papà. No, non si sa nulla. Ho sentito il sindaco della provincia di Savona oggi, che ancora non ha capito sul trasporto pubblico, perché la normativa nazionale dice che sul trasporto extraurbano non ci sono limitazioni e quindi si sale in quanti si vuole sull'autobus. Sul trasporto urbano ci sono le limitazioni e quindi chi va a scuola in provincia può ammassarsi uno sulle spalle dell'altro, chi va a scuola in città ci mette 3 ore per andare a scuola. Se voi ci date una mano, anche il voto di Saronno è un piccolo mattoncino per portare avanti una battaglia di libertà. Scuole aperte e porti chiusi. Scuole aperte e porti chiusi. Questo. E attenzione, scuole aperte non significa solo per i nostri bimbi, penso anche alle università. È scomparso, e abbiamo fatto un annuncio come Lega, a chi l'ha visto, il ministro dell'università. Noi non abbiamo più notizie, anche la famiglia è preoccupata. Che fine ha fatto il ministro dell'università? Perché ormai la maggior parte delle università italiane ha deciso che per tutto il 2020 non si riapre e le lezioni stanno a distanza. Ma qual è il problema? Gli studenti pagano la retta, gli studenti fuori sede pagano l'affitto e l'università è chiusa. Non è giusto. Riapriamo anche le università alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi. Perché non dover pagare le tasse per un servizio che non è? Questo. Quindi scuola, università, tasse, banche, pensioni, occhio, ve lo dico adesso perché già si è capito, l'Europa è così buona, l'Europa è buona, avete capito che l'Europa è buona, vero? L'Europa è generosa e ci vuole bene, è così generosa che dopo decine di migliaia di morti per virus ha detto che se facciamo i bravi l'anno prossimo ci presta una parte dei soldi che noi abbiamo pagato negli anni passati, un enorme gesto di generosità. Però noi questi soldi li potremo spendere se facciamo le riforme che ci chiedono loro. La prima riforma che ci chiedono qual è? Cancellare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Io vi dico qua, lunedì 31 agosto a Saronno,
che se PD e 5 Stelle proveranno a portare in Parlamento la proposta di tornare alla legge Fornero, noi facciamo la guerra dentro e fuori il Parlamento, perché la legge Fornero non si torna. L'obiettivo è porta 41, 41 anni di fabbrica, di negozio, di azienda. Questo è. Noi stiamo portando in giro per l'Italia queste proposte che possono piacere o non piacere, ma sono proposte concrete che riguardano la vita reale. Poi uno legge il Corriere e qual è la priorità del PD? La legge elettorale e la legge sull'omofobia. Allora, si vede che c'è qualcuno, qualcuno vive sul pianeta Terra e qualcuno vive su Marte. Della legge elettorale non ci interessa un granché. La mia idea, l'idea della Lega, è che la legge che funziona è quella delle regioni. La sera del voto, chi prende un voto in più vince e governa per 5 anni senza tante lentezze e senza tante rotture di scatole. Punto. Andate. La legge sull'omofobia. In realtà non è una legge sull'omofobia, perché io ripeto che chi discrimina a scuola, sul lavoro, in villa, ai giardinetti, a Saronno, a spasso per Saronno, uno, in base alle sue scelte di vita, in base alle sue scelte di coppia, in base a chi fa o chi non fa l'amore, è un cretino. Voi stasera, quando tornate a casa, per quello che mi riguarda, potete cenare con chi volete, far l'amore con chi volete, non è affar mio. Buona vita e buona fortuna a tutti. Non mi interessa che lo Stato decida che cosa si fa in negozio o che cosa si fa in camera da letto, però attenzione al pericolo di una legge che manda a processo, e io ne ho già abbastanza di processi di mio, manda a processo qualcuno che difende qualcosa che io difenderò finché campo, che non discrimina nessuno ma protegge qualcun altro, protegge chi non si può difendere. Io finché campo difenderò il diritto dei bambini ad avere una mamma e un papà, a venire al mondo con una mamma e un papà, a essere adottati se ci sono una mamma e un papà. Adozioni gay, venuto in affitto, non far parte del futuro che io ho in testa. Punto. Quindi dall'altra parte c'è un ritornello, un ritornello. Ah, occhio a Saronno, occhio a Reggio Calabria, occhio a Venezia, occhio in Toscana, perché con la Lega arrivano i fascisti. Io sto passando tutta l'estate. Ah, una cosa io invidio, non invidio, il Partito Democratico ha un vantaggio rispetto a noi. Beh, bisogna essere obiettivi, quando è giusto, il Partito Democratico e la sinistra in generale rispetto alla Lega ha un vantaggio, che quando organizzano eventi pubblici non hanno problemi di assembramento e di distanziamento sociale. Nel senso che ormai quando parla Renzi avviene sì, quindi possono stare uno sull'albero, uno sul tetto, uno alla finestra. Di più, a Saronno la sinistra si ricorda di esistere una volta ogni tanto, quando la Lega organizza qualcosa, tirano fuori dall'armadio la bandiera rossa al fischietto. E poi un po' di polvere. Ma anche questo è un segno che abbiamo già vinto, perché un conto è riempire le piazze portando proposte, un'idea di lavoro, di futuro, di scuola, di bellezza, di arte, di proposta. Un conto è ridursi a commentare i fatti del secolo scorso. Qua non ci sono pericolosi fascisti, qua ci sono italiani orgogliosi di essere italiani. Tutto. E chiedono di poter lavorare, passeggiare, studiare e amare tranquillamente. Questo è. Quindi, e la cosa bella è che ormai l'hanno capito. Io settimana scorsa ero a Orbetello, nel cuore della Toscana,
in Maremma, in provincia di Grosseto. Abbiamo fatto una serata in una piazza bellissima e per motivi di virus, di contingentamento, di prudenza, dopo le prime 500 persone in una piazza come questa ci hanno detto basta, gli altri devono stare fuori dalle recinzioni, quindi c'erano 500 persone in piazza e poi un sacco di persone sul viale che ci ascoltavano. Nella stessa Orbetello, la settimana prima, c'era stato Zingaretti con il candidato governatore della Toscana Gianni. Erano contati in 14. A che cosa si possono attaccare da qui al 20 settembre anche a Saronno? Possono inventarsi dei sondaggi che non esistono. E siccome io sono buono sì, ma fesso no, ho cominciato a querelare sondaggisti fantasma e giornalisti fantasma. E vediamo chi avrà ragione. Tanto non bisogna aspettare molto, è 20 giorni. Il sondaggio lo facciamo con le donne e gli uomini veri, non con quelli che arrivano a chissà dove, a Saronno, a Voghera, a Vicevano, a Lecco. Io ringrazio tutti i candidati sindaci e tutti, e vi chiedo un grande applauso a tutte le amministratrici e gli amministratori della Lega in provincia di Varese, che da 10, 20, 30 anni danno lezione di buon governo. Quindi quest'anno si rivince a Saronno, squadra che vince non si cambia, e l'anno prossimo si smette di scherzare a Varese e si restituisce alla città giardino un sindaco che i varesini si meritino. Ovviamente siamo una forza nata sui valori dell'autonomia, dell'identità, della bellezza e del rispetto dei territori. Lo ripeto ai colleghi giornalisti, non sarà uno di Milano a decidere chi sarà il sindaco di Varese, ma saranno i cittadini e i militanti di Varese a decidere chi sarà il sindaco di Varese. Punto. E poi mi si permetta di dire, e vieni di fianco a me, Attilio, il tempo sarà galantuomo. Io ringrazio Attilio Fontana, perché ce li ricordiamo quei giorni drammatici, ce li ricordiamo quei giorni di marzo, di aprile, ma ancora prima ce li ricordiamo quei giorni in cui un politico italiano, un amministratore italiano, prima di tutti, attaccato da tutti, deriso da tutti e sbeffeggiato da tutti, per primo disse attenzione, rischiamo di avere dei problemi, e si fece la foto con la mascherina tra lo schermo di quelli del PD che si facevano gli aperitivi sui Navigli e andavano al ristorante cinese, pieni di bambini, gli aperitivi sui Navigli e di continui primavera, mentre il figlio portava l'allarme. E in quei giorni drammatici, in quelle corsie d'ospedale non c'era la politica, c'erano medici, c'erano infermieri, c'erano volontari di tutte le razze, di tutti i colori, di tutte le fedi religiose e politiche, che con un incendio che è scoppiato in casa devastante hanno lavorato giorni, notti, giorni e notti per salvare vite. Chi ha usato quei morti, quel sacrificio, quella fatica e quel sudore per attaccare la Lega e la comunità lombarda si dovrebbe vergognare e verrà punito dalla storia, perché questo è quello che ha fatto. E dobbiamo chiedere scusa. Quindi
per carità, tutto si può migliorare, tutto si può aggiungere, tutto si può ampliare, nessuno nasce istruito, commettiamo errori almeno una decina di volte al giorno, perché solo chi non fa non sbaglia, solo uno che uno alla Renzi non sbaglia, non fa un cazzo non sbaglia. Per il resto chi fa sbaglia, però abbiamo 2 anni e mezzo davanti come Regione Lombardia per continuare a essere un'eccellenza a livello mondiale. Io questa settimana sono andato a visitare 2 ospedali fantasma, però ospedali fantasma vero, che sono stati costruiti e lasciati chiusi con denaro pubblico, non in fiera a Milano, non a Bergamo, non a Cremona, ma a Caserta e a Salerno. E quel tal signor De Luca che insultava la sanità lombarda, i medici lombardi e gli ospedali lombardi, dovrebbe solo ricordarsi che negli ultimi anni, per colpa dell'incapacità sua e dei suoi amici del PD, solo dalla campagna, in 50.000 donne e uomini hanno dovuto fare la valigia e pagarsi di tasca loro il treno e l'aereo per venire a farsi curare negli ospedali della Lombardia. Piangere di meno e apri gli ospedali della tua campagna, incapace di un Luca. Questo dovrebbe fare un governatore. In bocca al lupo, non la faccio lunga, ho un incontro con gli imprenditori della provincia di Lecco, col candidato sindaco di Lecco, faccio un passaggio anche a una trasmissione TV su Rete 4 stasera, se non ricordo male, almeno stasera Parenzo e Telese me li evito, almeno... io la prendo come la mia lezione di yoga gratuita alla settimana, nel senso c'è chi va nei templi buddisti a fare meditazione, io vado ospite da Telese e Parenzo e più o meno ci vuole in autocontrollo quasi uguale. Prima di andare a letto faccio una foto con l'ultimo che c'è qua in villa a Saronno, anche con quelli con la bandiera rossa perché mi fanno tenerezza. Quindi, noi siamo democratici. Vi chiedo di mettercela tutta a Saronno e nei comuni che vanno al voto per portare donne e uomini, perché poi il sindaco fa la differenza. Sapete cosa sta succedendo al Ministero dell'Interno in queste ore? Ve lo dico, ho le mie fonti, evidentemente, e vi dico quello che mi stanno raccontando, però occhio sindaci che riguarda voi. Perché pare che al Ministero dell'Interno, in queste ore, visto che solo nell'ultimo weekend sono sbarcati più di 1500 clandestini, stiano preparando un'indicazione per tutte le prefetture italiane. L'indicazione è questa: fino al 20 settembre non fate nulla, perché il 20 settembre si vota in 7 regioni italiane. Dal 22 settembre dovete spargere i quasi 20.000 immigrati che sono sbarcati solo quest'anno comune per comune in tutta Italia. È per questo che scegliere il sindaco giusto fa la differenza, perché quando da Roma arriverà la telefonata, io voglio a Saronno un sindaco che dica no grazie per clandestini, a Saronno spazio non c'è. Quindi in bocca al lupo e poi buon lavoro per questi 20 giorni e poi vedo le magliette, oggi è il 31 agosto, quindi mancano 30 giorni di settembre più 3 giorni di ottobre, 33 giorni che io sto vivendo con curiosità, onestamente. A me non è mai capitato nella vita, l'ho visto solo nei telefilm, di andare in un tribunale come imputato,
Sono curioso per un certo verso di capire come funziona. Se mi chiederanno come nei telefilm americani lei si dichiara colpevole o innocente, mancano 33 giorni, sarà un sabato mattina, sabato 3 ottobre, in tribunale a Catania. L'unico mio dispiacere è che sabato mattina è l'unico spazio di settimana che di solito io riesco a dedicare ai miei due figli, e invece dedicarli ai miei due figli lo dedicherò alla giustizia italiana, al tribunale a Catania, perché così ha deciso il Parlamento. Se vi devo dire qual è il mio stato d'animo, sono non solo curioso, ma orgoglioso e voglioso di andare in quel tribunale, perché ho fatto quello che voi mi avete chiesto di fare. E se devo rischiare la galera, lo faccio a testa alta. Viva Saronno, viva Varese, viva l'Italia, le donne e gli uomini liberi. Grazie. Matteo.